autunno, la terza stagione dell'anno. Per i greci, primi colonizzatori della Sicilia, era associato al ritorno di Persefone agli inferi, dove era costretta a stare per metà dell'anno con lo sposo Ade. La madre di Persefone, la dea della fertilità Demetra, per l'assenza della figlia lasciava addormentare la natura, inaugurando la stagione fredda. Per me è una tavolozza di colori data in mano al più straordinario degli artisti, la natura. Dove, se non sull'Etna, si può osservare un acquerello tanto meraviglioso? Sono sul versante sud ad una quota di 1700 metri e quello che mi trovo di fronte è l'imponente profilo di Monte Vetore. Il sentiero, in cui comincio immediatamente a camminare, si presenta in leggera salita verso la cima del monte. Sul lato sinistro, un caratteristico muretto a secco, con blocchi di basalto grossolanamente intagliati, che bene si sposano con l'aspetto naturale del paesaggio. Un viottolo completamente ricoperto di foglie secche accoglie i miei passi. Il motivo per cui i fogliami, con l'arrivo del freddo, tendono ad ingiallirsi trova spiegazione nella presenza della clorofilla, il pigmento che dà il tipico colore verde alle piante. Con la diminuzione della temperatura e soprattutto della luce solare, cessa la produzione della clorofilla. In questo modo, sulle foglie rimangono solo pigmenti, quali il caroteneo o l'antocianina, che riflettono il colore giallo o rossastro. Si giunge, dopo pochi minuti, sull'orlo del cratere, bocca la cui profondità è ormai livellata dai secoli. Monte Vetore è un cono di scorie detto monogenetico, ovvero che ha dato vita ad una sola manifestazione vulcanica per poi spegnersi perennemente. Ma non è possibile dargli una datazione esatta. Sono eruzioni antiche, preistoriche, impossibile anche definire i contorni della colata. Eppure un tempo, qui dove si ergono questi maestosi alberi, era un continuo bombardamento di materiale incandescente, nel frastuono di un'eruzione che, per costruire un rilievo così importante, deve essere stata davvero notevole. Il sole nel cielo è ancora caldo, eppure qui ha tutto l'aspetto di qualcosa di assopito, di silenzioso. Sarà la serenità di queste parti a cui ancora non mi sono abituato. Anche i rumori vanno in letargo come ghiri nelle tane. E le tinte ardenti di queste chiome mi trasmettono una pace che vale più dell'oro di cui portano il colore. Il vento è il compositore maggiore quando il vulcano tace.
I suoi fischi sono le note di uno spartito, un adagio che scuote i rami degli alberi come le corde di un violino. La meraviglia viene spesso dalle piccole cose. E così l'obiettivo della videocamera coglie minuscole realtà a cui l'occhio non dà importanza, particolari infinitamente piccoli, che fanno apparire tutto come ancora più sconfinato. Quando il signor inverno arriva e con i suoi passi pesanti fa cadere tutte le foglie, questi luoghi cambiano ancora una volta aspetto. Un gelido strato di neve ricopre, come con un lenzuolo, i fianchi di Monte Vetore. La natura si addormenta profondamente, solo il vento continua a spirare, cacciando via le ultime foglie che hanno valicato il confine stagionale. Salgo ancora per il sentiero che continua ad accostare l'orlo del cratere. Sono adesso circondato esclusivamente da pini, sempre verdi e pertanto nel pieno del loro vigore arboreo anche in pieno inverno. Sono stati impiantati dalla Guardia Forestale intorno alla metà del secolo scorso e lo si nota anche dalla disposizione in fila che hanno. Si ha un confine più o meno preciso tra i diversi tipi di vegetazione che compongono il monte. Mentre qui svettano le conifere, poco più a sud sono i faggi ad enfatizzare le sfumature stagionali. Sulla massima cima di Monte Vetore si erge una torretta di controllo della Guardia Forestale e tra gli alberi si nota la sommità del complesso vulcanico, con il manto bianco interrotto dai prodotti delle attività più recenti. Scendo dal sentiero del versante meridionale del cono. Qui la vegetazione cambia ancora una volta. Il fianco è ricoperto di ginestre cresciute spontaneamente e che rappresentano la prima forma di vita vegetale che attecchisce sul terreno etneo. Mi affaccio su panorami mozzafiato, momenti di trasporto della perenne ammirazione per l'Etna. Continuo a scendere sul sentiero e mi immergo in un bosco di querce, gli ultimi metri di quota che mi separano dalla base del cono. Qui, sotto un compatto strato di neve, si cela il confine tra Monte Vetore e la colata del 1983, arginata dalla parete orientale dell'antico apparato. Poco più a nord è stato costruito un piccolo rifugio demaniale. Siamo a 1657 metri sul livello del mare. Qui mi riposo e faccio le ultime riprese prima di posare la videocamera. Come sempre, inquadro i posti che mostro così come lo si sono mostrati a me per la prima volta, in modo da trasmettere la sorpresa che ho avuto nello scoprirli.
Più che documentari, i miei sono ricordi personali, frazioni di esistenza. Ogni luogo per me è un monumento del vulcano, che pertanto va trattato con il massimo riguardo, ma non sempre gli altri hanno la stessa opinione. Troppo spesso il vulcano è vittima dell'uomo. Sono parole già a lungo spese che poco cambieranno nel profondo della gente, ed è una cosa che mi causa sempre più intensa delusione. Quando sono sull'Etna mi muovo lentamente, non corro mai. Godo di ogni particolare che mi offre la natura. E parlo raramente. Ogni mia parola sarebbe inghiottita dal frastuono introverso di ogni elemento. Continuo a scoprire, continuo ad osservare, nell'infinità di un luogo che per me è infinita meraviglia.